riguarda l'Europa è diventata in questi ultimi anni sempre più stringente. I porti quindi saranno di Stato o i porti diventeranno SPA? Guarda, intanto non mi sembra che ci sia una contraddizione, ci sono delle SPA pubbliche che siano completamente partecipate dallo Stato ed enti pubbliche, di fatto sono di Stato, e ci sono dei sistemi invece con SPA private che noi non vediamo nei porti italiani. Nel senso che in questo momento noi abbiamo una grande pressione internazionale sulle infrastrutture del paese, dovute al fatto che siamo molto più attrattivi verso il mercato sud-est asiatico, quindi è il momento di non vendere le infrastrutture nazionali, ma di tenerle a patrimonio per le future generazioni. Quindi la nostra visione è che i porti resteranno pubblici, bisognerà vedere una forma che consenta di semplificare i processi e di rendere più flessibile la governance portuale, più incisiva e in grado di dare risposte compatibili i tempi. Oggi abbiamo una struttura rigida dell'ente portuale, ente pubblico non economico, dove per fare varie progettazioni in parallelo non è possibile perché non c'è il personale, non ci sono ingegneri che al mondo d'oggi possano fare dall'impianto di LNG fino alla diga portuale. Quindi bisogna avere una diversa capacità di dare risposte al territorio. Ne stiamo discutendo, è chiaro però che io vedo nell'inflazione da parte della Commissione una forte pressione del non range rispetto alla portualità mediterranea, perché non a caso colpisce oggi l'Italia ma colpisce anche la Spagna, i due grandi sistemi portuali che rimangono pubblici nel Mediterraneo e che oggi negli ultimi mesi hanno manifestato comunque anche una rapida evoluzione nell'aumento dei traffici. Per cui credo che ci sarà un dibattito, credo anche che il Mediterraneo deve tornare a giocare una partita in Europa di primo piano, perché l'Europa deve capire che la sua portualità ha due pilastri, Mare del Nord e Atlantico e Mar Mediterraneo. Ecco, diciamo che negli ultimi decenni ha puntato molto sul Mare del Nord e si è dimenticato un po' del Mediterraneo.